tutti! Allora, oggi voglio iniziare anch'io il 2018 con un primo video e il primo video che vi propongo è quello sui cattivi propositi. Sì, ho sempre la mia fedele, fidata agenda dove scrivo tutta la mia vita praticamente e stamattina quindi ho preso anche un po' di appunti, no? Ho voluto pensare anch'io a quali potrebbero essere i miei cattivi propositi per il 2018 e mi piace molto questo video perché è diverso dal solito, perché a me questo essere sempre buoni, pensare sempre alle cose belle, alle cose positive non mi appartiene tanto, perché io di per me in genere non sono così positiva e anzi penso molto spesso a cose brutte e tristi, e quindi quest'idea di pensare a cosa fare di poco, diciamo, buono nel 2018 piace. E ho tirato giù 5 idee su quelli che saranno i miei cattivi propositi per questo anno, e sono dei propositi che ho già un po' iniziato ad attuare da un po', e forse se mi seguite su Instagram avrete notato che anche il mio Instagram ultimamente è cambiato. Comunque trovate il link sotto di tutti i social dove sto, perché sì, adesso capirete. Allora, innanzitutto un primo importante mio traguardo per il 2018 sarà quello di pensare sempre di più solo a me stessa, fregandomene completamente di tutto quello che mi circonda. Quindi lasciar perdere, diciamo, le arrabbiature o comunque le cose un po' così che possono succedere al lavoro, che potrebbero magari turbarmi, le lascio lì, cioè durano finché dura il lavoro. Uscita dal lavoro io non ci penso più, mi concentro su di me, su quello che voglio fare, su quello che mi piace. Devo cercare quindi di sfruttare il tempo libero che ho per pensare a me, a quello che voglio e a quello che mi piace. Quindi non c'è più nulla che mi circonda, nessuno che mi circonda, ci sono solo io. Secondo cattivo proposito è quello di allontanare sempre di più le persone negative. Sapete, quelle persone che già solo a sentirle nominare vi rovinano la giornata, no? Già solo pensare che certe persone esistano, che magari, che ne so, vi guardano, vi seguono sui social, comunque, che ne so, vi scrivono magari qualcosa e già vi turba, vi dà fastidio. Ecco, io ho questa idea. Queste persone inizierò a non considerarle, quindi se mi scrivono qualcosa non gli risponderò, o comunque gli risponderò in modo sempre più arrogante, fino a che non lo capiranno, sperando che lo capiscano, e le allontanerò. Perché queste persone tanto possono fare numero, magari, che ne so, vi aumentano il numero dei follower, vi aumentano il numero degli amici, vi commentano, vi mettono i cuoricini, però vi danno fastidio, e quindi via. Tutte queste persone negative io le voglio eliminare. Poi, terzo inevitabile cattivo proposito per il 2018 sarà fare quello che mi piace. Quindi dedicarmi proprio a fare quello che voglio fare, e quindi tutto è collegato, perché se io elimino le persone negative che mi danno fastidio sono più libera mentalmente per pensare a me stessa, concentrarmi e fare quello che voglio. Quindi il quarto inevitabile cattivo proposito sarà di fregarmene completamente del giudizio altrui. Già lo faccio, perché sinceramente, cioè, non me ne può fregare di meno di quello che pensano, però ancora di più, voglio proprio aumentare ancora di più il livello di menefreghismo, perché a me sinceramente non viene proprio di pensare a cosa può pensare la gente se io faccio una cosa, se io dico una cosa, cioè a me proprio non interessa, perché tanto io ho il mio punto di vista sulle cose, loro ne hanno un altro, non ci incontreremo mai, e quindi ognuno per la sua strada, mi sembra ovvio.
Poi, ultimo, quinto cattivo proposito per il 2018 sarà di, ancora di più, vestirmi e truccarmi come mi pare e come mi piace e come mi fa stare bene. Perché io oggi mi sentivo di fare il video così, con la parrucca, con il cappellino, e l'ho fatto. Sì, l'età aumenta, sì, ho i miei anni, ma non me li sento. Mi sento di vestirmi in un certo modo e quindi i miei futuri acquisti saranno tutti orientati sul mio stile, su quello che mi piace, su quello che voglio mettere. E se a qualcuno non sta bene, peggio per lui, mi dispiace. Ma se seguirà i miei cattivi propositi e li farà suoi, anche lui finirà per fregarsene di quello che faccio io e vivremo tutti più felici e contenti. Quindi io spero che questo mio breve video introduttivo per il nuovo anno vi sia piaciuto, e se siete d'accordo con me fatemelo sapere, ma io penso di sì, perché credo che questa filosofia di vita sia una filosofia di vita un po' che piace a tutti, perché veramente il mondo che ci circonda è troppo oppressivo, cioè c'è troppo volere interferire, no? Sulla vita degli altri, troppo metter becco su tutto, su qualunque cosa si dice, su qualunque cosa venga fatta, e non va bene. Quindi io me ne fregherò di tutto e di tutti. Ci vediamo con i prossimi video, e anzi, invece un buon proposito per il 2018 sarà quello di dedicarmi maggiormente al mio canale e quindi di cercare di farlo crescere, speriamo, a modo mio, come mi piace, facendo appunto cose che mi piacciono, senza seguire troppo la massa. E magari posso fare video che non piacciono, ma non mi va di fare video perché li fanno tutti, quindi voglio un po' cambiare anche il canale, e insomma vediamo un po' che ci porterà questo 2018. E vi faccio gli auguri per questo nuovo anno e ci vediamo presto. Ciao!